Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme i panzerotti al forno oppure calzoni al forno. Gli ingredienti che ci serviranno per l'impasto sono farina. In questo caso sto utilizzando una farina di tipo 0. Il lievito. La quantità di lievito dipenderà dal tempo che avete a disposizione per far lievitare l'impasto. Lo zucchero, l'olio e il sale. E poi l'acqua a temperatura ambiente per impastare. Iniziamo. Aggiungiamo alla farina il lievito, lo zucchero e iniziamo ad impastare aggiungendo poca acqua alla volta. Facciamo sciogliere innanzitutto il lievito. Naturalmente, questo impasto lo potete realizzare con una planetaria. Per ottenere un impasto morbido. A questo punto possiamo aggiungere il sale. Per tutte le dosi e gli ingredienti fate sempre riferimento al link che metterò nel primo commento e che vi porta direttamente nel mio sito Cucina con me, grazielleraffaele.it. A fine impasto aggiungiamo 2 cucchiai di olio. E continuiamo a impastare fino a quando l'olio sarà assorbito dall'impasto. Raccogliamo tutta la farina e impastiamo. Adesso mi sposto sul piano da lavoro. Aggiungiamo un po' di farina sul piano di lavoro. Rovesciamo l'impasto. Andiamo a impastare. Impastate energicamente per 5 minuti fino ad ottenere un impasto liscio. Morbido lo è già. Prendete sempre dai bordi e portate al centro. Dopo 5 minuti circa di lavorazione dell'impasto, ho ottenuto un impasto bello liscio e omogeneo. Adesso lo prendo e lo metto in una ciotola oliata leggermente. Mettiamo qui e lo copriamo con pellicola trasparente. Per mezz'ora. Fra mezz'ora facciamo il primo giro di pieghe. Dopo mezz'ora l'impasto si presenta così. Lo rovesciamo sul piano da lavoro e facciamo il primo giro di pieghe. Allarghiamo
e portiamo al centro. Allarghiamo e portiamo al centro. Dopo questo primo giro di pieghe, lo rimettiamo nella ciotola e aspettiamo ancora mezz'ora. Facciamo il secondo giro di pieghe. Come prima, allarghiamo. Portiamo al centro. Molti mi chiedono: ma a cosa servono queste pieghe? Servono a dare forza all'impasto e a renderlo più alveolato e più digeribile. Se non avete voglia e tempo, comprate la pizza dalla pizzeria. Adesso lo rimettiamo a lievitare. Io lo chiudo. E lo rimetto nella ciotola per l'ultima mezz'ora in attesa di fare il terzo giro di pieghe, che poi è l'ultimo. Facciamo quindi l'ultimo giro di pieghe. Andiamo a chiudere. Adesso lo mettiamo di nuovo in ciotola e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. Io metto a lievitare gli impasti nel forno con la lucina accesa, ma il forno deve essere spento. Una volta lievitato, vi dirò quanto tempo ci ha messo a lievitare. Più o meno ci vorranno un 3-4 ore circa. A dopo. Dopo 4 ore l'impasto si presenta così, è raddoppiato ed è pronto per essere stagliato. Ora mettiamo un po' di farina, lo rovesciamo e guardate che bello. Ecco perché si fanno le pieghe. Lo rilavoriamo leggermente e andiamo a formare delle palline da 100 grammi. Vediamo se questa è di 100 grammi, così poi possiamo continuare. No, questa è 150, ne togliamo un pezzetto. Ok, e le mettiamo a lievitare. Ora io continuo e ci vediamo fra un poco. Abbiamo ottenuto 8 palline da 100 grammi circa, grammo più, grammo meno, non succede niente. Adesso le mettiamo sulla spianatoia con un po' di farina. E le mettiamo a rilievitare, basterà una mezz'ora circa, mezz'ora, tre quarti d'ora e poi potremo già fare i panzerotti. Ricopriamo con la pellicola per non far seccare l'impasto in superficie e mettiamo a lievitare. A dopo. Dopo tre quarti d'ora circa prendiamo la nostra pallina, la infariniamo. Io ho messo misto semola e farina e la andiamo a stendere. Ora decidete voi se stenderla a mano o col mattarello. Se la volete più sottile, stendete col mattarello. Io lo stendo un po' col mattarello, non troppo, ma un po' lo stenderò col mattarello. E ora andiamo a farcire. Io seguirò la farcitura classica, quindi mozzarella, pomodoro,
in questo caso è passata di pomodoro e origano. Richiudiamo il panzerotto, sigillando bene i bordi, così lo rigiriamo e sigilliamo ancora. Lo trasferiamo in una teglia. Ora io me ne faccio vedere uno e poi ve li faccio vedere cotti. Mettiamo un po' di passata sulla superficie e un po' di origano. E andiamo a cuocere in forno al massimo della temperatura per 10-12 minuti circa. Per i tempi, ogni forno purtroppo ha le sue storie, quindi regolatevi in base al vostro forno. Infornate i panzerotti sulla base del forno, così, al massimo della temperatura. Ed ecco i nostri panzerotti appena sfornati, ben cotti, però adesso sono ustionanti. Lo taglio con un coltello perché è troppo bollente. Ed eccolo qua. Grazie a tutti per avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao!